Non un venticello caldo primaverile, una brezza marina, ma un vero e proprio tsunami, quello che sta travolgendo Palazzo del Carmine, dopo la conferenza stampa dei ribelli del PD che hanno deciso di dare un appoggio esterno all'amministrazione, chiedendo l'azzeramento, altrimenti tutti al voto, è partita una ridda di prese di posizione di tutta la maggioranza, dai moderati che avevano già scritto che la situazione politica di Palazzo del Carmine non è più accettabile, dichiarazioni alle quali hanno fatto seguito le esternazioni sempre sulla stessa scia dei consiglieri di Sicilia Futura, il grido di Garibaldina Memoria, ossia Zero si muore, dove la morte sarebbe la necessità di ritornare alle urne. Dunque sfiducia è una delle parole che si sente leggere a dir la verità più dalla maggioranza che dall'opposizione, maggioranza che in realtà sta incarnando più il ruolo dell'opposizione, oscurando i colleghi che siedono a destra del Consiglio, che invece negli ultimi tempi hanno fatto da stampella all'amministrazione. Dal canto suo, il sindaco in un lunghissimo post, farebbe comprendere che per lui di rimpasto non se ne parla e neanche di azzeramento. Ma ormai le polveri sono già scoppiate, secondo le ultime indiscrezioni che trapelano da Via Val d'Aosta, sono pronti i provvedimenti per i due dissidenti del PD, Dolce e Petitto, per non aver concordato con i vertici del partito la convocazione della conferenza stampa e le conseguenti arresternazioni, dunque rei di aver pensato senza comunicare il pensiero stesso. Intanto, in una trasmissione radiofonica, il segretario cittadino del PD, Ivo Cigna, esce con le gambe spezzate da un uno contro tutti, e i tutti sono Petitto, Annalisa Petitto, Salvatore Licata e Carmelo Milazzo per i moderati. E per l'atteggiamento ecumenico di Campione, che mi esorta, interpretando perfettamente il ruolo di coordinatore del Polo, a fare pace, c'è l'UDC, terza gamba di quella famosa alleanza iniziale, anch'essa partita non sotto i migliori auspici, che si trincera dietro un democristiano silenzio sino a un nuovo ordine. Niente pace invece tra la maggioranza ed il primo cittadino. La prima in parte si sente snobbata e svilita del ruolo di rappresentanza, rappresentanza che viene richiesta anche per la nuova giunta. E per qualche assessore già pronto ad andare via, pare che uno abbia già chiesto al sindaco di essere sostituito, qualche altro ha la preoccupazione di perdere la poltrona e indennità. Mentre c'è chi continua ad inanellare errori su errori, gaffe su gaffe con le commissioni consiliari e con i cittadini. Pare che la linea tenuta dovrebbe essere quella di un ritorno al passato, ovvero un giusto equilibrio tra le parti dell'alleanza con i famosi 2-2-2, ovvero due assessori per partito. Ma stavolta con apertura ad almeno una componente nuova, se no i conti non tornerebbero, o meglio i numeri. I civici sovradimensionati, ad esempio, i moderati assenti dalla giunta. Ma il sindaco sembra non voler chiudere le porte al dialogo, contrariamente a quanto dice. È finito allora il tempo del governo dei tecnici e dovrebbe ritornare quello della politica, dalla quale il ruvolo però invece si smarca continuamente.